verifica dei compiti per casa, così ai, 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 ai. Un'anteprima. Non è sufficiente dimostrare di aver partecipato, ma bisogna dimostrare anche di aver fatto i compiti. Esatto. Ok. Vediamo quanti accettano la sfida. Io sono in ritardo solo con quelli di Massimo e comunque recupero, i recuperi a breve. Quello di Walter l'hai fatto? Abbiamo fatto al momento praticamente. No, bisognava rifarlo domenica, ha detto, quello al momento non valeva. Fatto tutto. Era stato preciso a dire che domenica avremmo dovuto farlo. No, io ho quelli di Massimo, che so che è gravissimo, ma adesso, come anche nelle scuole, ci sono i recuperi. Non sono gli esperti di web. Come si fa a dargli una batteccata sul malleolo? A pezzo? Online. Una batteccata online. Non si riesce adesso, a questo momento qua. Bisogna dotare tutti di dispositivi con controllo a distanza. Esatto. Vai, 2 minuti e poi andiamo. 7. Siamo all'appuntamento 7 o 8? È il settimo questo. Chi è che mi aiuta? Non ricordo. Non abbiamo tenuto un conto. 1, 2, 3, 4, 5. 7 questo. Però. Quarto l'ho fatto io. 5. Fabris, 6, questo è il 7. Sì, sì, è il settimo. Ma aspetta che il collegamento... Un minuto, cominciamo. Bene. Perché vedo che siamo stabili con i collegamenti, o qualcuno si aggiunge sempre, ma noi... 18.05, partiamo. Tre, due, uno, via. Andiamo. Buonasera a tutti e benvenuti al settimo appuntamento con Reagire. E abbiamo lanciato questa iniziativa qualche settimana fa e con l'obiettivo di fare questi incontri e darci degli spunti pratici. Abbiamo affrontato diversi temi e soprattutto ogni volta ci siamo dati un compito per casa, che è un po' il tema a cui teniamo molto, e il senso che vogliamo dare a questo tipo di incontri vuole essere proprio quello di darci sempre un piccolo compito per affrontare cose che di solito trascuriamo o tralasciamo. Quindi abbiamo cercato di trasformare il momento di difficoltà in opportunità. Siamo partiti in pieno lockdown, adesso siamo in fase di ripartenza e noi continuiamo con questi incontri proprio per darci stimoli, suggerimenti e anche per fermarci poi a riflettere e a mettere in pratica alcune cose che di solito tralasciamo. Io sono Carlo Alberto Baroni, e la mia azienda è Power Up, ci occupiamo di marketing digitale e di sviluppo di strumenti digitali. E sono, diciamo, parte attiva di questa iniziativa che abbiamo creato insieme a Stefano Brunelli, che fa sempre parte di Power Up, a Michele Santato di Torre Energia. Michele, se vuoi salutare i nostri ospiti. Buonasera a tutti, bentrovati, ben ritrovati, soprattutto per i fedelissimi. Insomma, siamo anche contenti di come si sta sviluppando questo evento e abbiamo in serbo anche degli altri incontri molto interessanti. A questi li svegliamo alla fine, però oggi restiamo intanto sul focus di oggi. E Massimo Viani è il patron dell'iniziativa. Massimo, saluto. Ciao a tutti. Come diceva Carlo, è un
un'iniziativa gratuita, diciamo così, di imprenditori per gli imprenditori, per dare degli spunti e trovare delle risorse per affrontare questo momento straordinario. Straordinario nel male, ma anche straordinario nel bene, perché ci obbligherà a delle condotte più virtuose e noi cerchiamo di individuare alcune di queste condotte e soprattutto farvi studiare, farvi fare i compiti e magari poi vi interrogheremo. Ovviamente si scherza, ma trovare il tempo di fare quelle piccole cose che portano un grosso vantaggio per le nostre aziende. Grazie. Benissimo. Oggi affronteremo un tema, a mio avviso, molto interessante, che è quello del benessere organizzativo nelle PMI. E verrà trattato da Franco Pezzo, che è uno dei fondatori di Reagire, quindi anche lui è una delle persone che ha dato il via all'iniziativa, e direi che poi la parte invece più importante dell'intervento di oggi la farà Rossana Call, e poi lasceremo anche qualche considerazione verso la fine anche a Massimo Viani. E la modalità è quella di appunto sentire un po' i nostri suggerimenti, ascoltare quale sarà il compito per casa che vi daremo, e alla fine cerchiamo di dare sempre un po' di spazio per le domande, che se volete potete anticipare anche attraverso la chat. Io lascio la parola a Franco per iniziare ad affrontare l'argomento di oggi. A te, Franco. Franco, devi accendere il microfono. Era per non disturbare. Allora, riparto. Benvenuti a tutti. Chi è fedele sa che io mi occupo, chi è fedele da questo appuntamento sa che io mi occupo di persone e processi all'interno delle piccole e medie imprese di qualsiasi settore industriale, commerciale, servizi. E nel primo intervento avevo condiviso l'importanza di utilizzare il cosiddetto baule del tesoro che ognuna di queste imprese ha in casa. E questo baule che è composto, è formato dai collaboratori e dai processi che ci sono all'interno di queste imprese. Insisto su questi due aspetti, collaboratori e flussi produttivi e documentali, perché sono aspetti questi, forse fra i pochi, dove noi possiamo intervenire senza dover fare i conti con l'esterno. Cioè, normalmente la difficoltà delle imprese è che deve fare i conti con i clienti arrabbiati o sollecitati dalla concorrenza, deve fare i conti con la concorrenza, con il mercato. Tutto quello che riguarda l'interno, invece, è un bacino dove si può intervenire solo volendo intervenire, avendo interesse ad intervenire e capendo quali sono le opportunità di miglioramento che ci sono. In queste settimane di riapertura, diciamo che le domande che ci ponevamo quando eravamo ancora in lockdown, cioè il problema dei pagamenti, del carico di lavoro, della tenuta dei clienti, dei fornitori, eccetera, eccetera, stanno diventando nelle realtà più o meno realtà importanti. Quasi tutti sono ripartiti con un minimo di carico di lavoro che veniva dalla diciamo da prima della chiusura. Il problema è che c'è molta nebbia su quello che ci aspetta nelle prossime settimane. E in questo periodo di lockdown o semi-lockdown si è parlato molto anche di smart working, che grazie anche a causa della necessità improrogabile di garantire sicurezza e distanziamento è stato messo in pratica. Abbiamo detto durante sempre l'incontro precedente che lo smart working in realtà è un processo molto più articolato rispetto a quello che è stato fatto nel giro di pochi giorni o di poche settimane, e che è un processo che va preparato e a cui vanno allenati sia gli imprenditori che i collaboratori che i responsabili. Tutto questo per evitare di trovarci di fronte a quelle situazioni che io vedo già nelle aziende oggi che sono riaperte da qualche settimana, quindi con imprenditori e responsabili che sono in crisi da controllo quasi fisico dei collaboratori, produttività dei collaboratori in smart working che in più casi è in caduta, non dico libera, ma molto importante, a volte anche per mancanza di verifiche di confronto a cui erano abituati,
la motivazione stessa dei collaboratori di smart working che tende a calare con la distanza proprio dal luogo fisico del lavoro. In realtà, ed è questo il punto dove voglio insistere particolarmente, è che si deve essere smart non solo quando si fa smart working, ma il lavoro deve essere smart ovunque, anche all'interno delle imprese, all'interno degli uffici, presso le sedi delle imprese. E anche perché la percentuale di lavoratori smart working è comunque molto limitata rispetto alla percentuale totale dei lavoratori. Per essere smart, difatti, non basta che il lavoro sia, non so, a distanza o senza orari prefissati o senza una sede fissa. In realtà lo smart working, se vogliamo vedere tutte e due le facce del pianeta lavoro e non solo quella eliminata, il lavoro smart deve essere soprattutto un lavoro responsabile, cioè un lavoro meno controllato e più automisurato. Con un'assunzione di responsabilità che non la puoi improvvisare all'ultimo minuto, è frutto di un percorso. E questo percorso, per poter essere attuato, cioè perché il lavoro diventi smart non solo quando è distante, ma anche all'interno dell'impresa, ha bisogno di due o tre presupposti che sono fondamentali. Allora, uno è la fiducia reciproca. Io, frequentando piccole e medie imprese, è una delle cose che mancano in assoluto di più. È un tema delicatissimo e sottostimato come impatto e anche come costi. La mancanza di fiducia reciproca spesso non viene neanche affrontata e segnalata, ma si procede con un progressivo distanziamento del collaboratore o dei collaboratori dai momenti di decisione che vengono progressivamente accantonati. Questo ovviamente crea tutta una serie di disagi sia a livello psicologico che pratico e un clima che in generale peggiora. Un clima di questo tipo all'interno delle aziende ha un costo che spessissimo non viene considerato. Il secondo aspetto è che deve essere sempre attivo un confronto continuo su tutto, dall'andamento dei mercati alla concorrenza, a cosa siamo qui, a come lo vogliamo fare, a dove dobbiamo andare, a come siamo organizzati, a come stiamo raggiungendo o meno gli obiettivi. Perché è solo con questo dialogo continuo che si crea una fiducia reciproca e una capacità di colloquio e di dialogo che arriva ad una confidenza tale da poter essere veramente un'unione e creare un'unione di intenti e di obiettivi. Io l'ho detto l'altra volta e lo ripeto oggi a distanza di qualche settimana e poi passo la parola a Rossana. Si vedono chiaramente le piccole e medie imprese che hanno iniziato un percorso di coinvolgimento dei collaboratori e di lotta allo spreco insieme con i collaboratori. Sono stato anche di recente in imprese dove l'imprenditore non è più impanicato come era nelle prime settimane, ma l'imprenditore da solo è estremamente preoccupato e soprattutto comincia veramente ad essere sotto un livello di stress perché deve essere ovunque l'imprenditore da solo. E questo, oggi come oggi, non è sostenibile nel breve e neanche nel breve tempo, immaginiamoci con una crisi di questo genere che probabilmente si protrarrà per qualche mese. Detto tutto questo, diciamo, è il momento di veramente mettersi nell'ordine di idee, di pensare forme e patti diversi tra collaboratori e imprenditori, o meglio tra imprenditori e collaboratori. Ma di questo vi parlerà Rossana, a cui passo la parola. Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Io sono una psicologa del lavoro, mi occupo di benessere in azienda, soprattutto come il benessere può facilitare un miglioramento delle performance, della motivazione, delle prestazioni. E oggi parliamo proprio di quali azioni pratiche, concrete possiamo mettere in atto come imprenditori, come datori di lavoro in piccole e medie imprese per il benessere. Vorrei condividere le slide, vediamo se... Ecco.
Sì. Allora. Dunque, l'esperienza che ho avuto io in questi giorni, ritornando nelle aziende che seguo, è stata quella che benché le attività siano riprese, siano state anche date delle indicazioni più o meno precise su come procedere, ho trovato che i gruppi di lavoro siano piuttosto sottotono. Stanno cercando comunque di fare del loro meglio per recuperare, ma appaiono disorganizzati e disorientati. Vorrei un po' descrivere la situazione così come sia voi la conoscete, ma soprattutto prendendo in considerazione le diverse prospettive. Cominciamo con i datori di lavoro. Nella fase 1, nella maggior parte dei casi, l'imprenditore ha rivisto la strategia di business, ha ripensato le modalità di gestione del lavoro, tenendo conto che hanno vissuto un fortissimo stress finanziario, un pesante calo di redditività, per cui oggi hanno bisogno di spingere sui collaboratori per recuperare quanto è andato perduto. Dobbiamo considerare tutta la responsabilità economica di far sopravvivere l'azienda. Bisogna rispettare gli impegni finanziari presi, garantire gli stipendi al personale, trovare finanziamenti e incentivi per ripartire. Il tutto poi appesantito dalla preoccupazione rispetto alla solvibilità e alla sopravvivenza dei clienti. Questa revisione della strategia richiede di customizzare i servizi e i prodotti rispetto ai nuovi bisogni dei consumatori, e il profondo cambiamento degli scenari e del mondo del lavoro richiede di aggiornare i processi aziendali, le relazioni industriali, ma anche di ridisegnare le mansioni, soprattutto per l'attuale utilizzo delle nuove tecnologie. Il datore di lavoro oggi si deve poi occupare della salute e della sicurezza dei suoi uomini, degli ambienti di lavoro. Considerate per esempio il tema dello stress lavoro correlato, come si sia ampliato in questo periodo, prendendo la forma del tecnostress. E poi abbiamo tutto il tema dello smart working, che il datore di lavoro deve facilitare, assicurandosi che il personale restituisca performance adeguate, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. E poi pensiamo per esempio a tutte le aziende che non hanno riaperto. La rete delle Camere di Commercio ha rilevato quasi 30.000 imprese in meno nel primo trimestre del 2020. Se diamo uno sguardo a livello globale, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima una perdita del 6,7% sulle ore lavorate, che è pari a 195 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. E parla di alcuni settori più a rischio, come quello degli alloggi, della ristorazione, delle manifatture, della vendita al dettaglio, delle attività commerciali e delle attività amministrative. Tra l'altro, le proiezioni iniziali fatte nel primo trimestre che ho letto prevedevano un aumento di 25 milioni di disoccupati nel mondo, e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro sostiene che i dati che verranno rilevati a fine anno potrebbero essere significativamente superiori. Quindi immaginate quanto sia difficile oggi il ruolo dell'imprenditore, io direi quasi al limite dell'impossibilità. Andiamo sul fronte dei collaboratori. Naturalmente sapete che anche loro hanno subito uno stravolgimento dei ritmi e delle abitudini. Chi non ha mai smesso di lavorare forse ha salvaguardato la sicurezza economica al caro prezzo però della paura del contagio, rischiando di portarlo anche in famiglia. Chi invece ha lavorato in smart working ha avuto tutta una serie di difficoltà legate a postazioni di lavoro improvvisate, mancanza di strumenti di lavoro, inadeguate competenze digitali molto spesso, difficoltà di concentrazione per le continue interruzioni dei familiari che erano tutti presenti in casa. E poi parliamo anche dell'isolamento delle relazioni lavorative, la sovrapposizione fra vita lavorativa e vita personale, l'aumento del carico lavorativo e un ridotto senso di autoefficacia.
Questa è una ricerca che è stata commissionata da LinkedIn in questo periodo, ha coinvolto oltre 2.000 lavoratori italiani che hanno lavorato da casa durante il lockdown, da quanto emerge proprio quello che abbiamo appena detto, quindi giornate lavorative più lunghe, almeno un'ora in più al giorno, la difficoltà di staccare la spina a causa dell'iperconnessione e la paura di essere licenziati al termine del lockdown. Senza contare poi tutte le persone che sono state coinvolte direttamente dal Covid, quelle che si sono ammalate, quelle che hanno avuto un contagio in famiglia e quelle che hanno perso un familiare. Un contesto così complesso ha avuto inevitabilmente un impatto psicologico. Addirittura 7 italiani su 10 hanno evidenziato un disagio psicologico, come emerge da questa ricerca che è stata realizzata per il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, in cui vediamo che la sintomatologia, il disagio, ha preso diverse forme, quindi ansia, disturbi del sonno, irritabilità, umore depresso, problemi e conflitti relazionali, problemi alimentari. Ho letto anche un'altra ricerca che riportava dati sull'aumento del consumo di tabacco. Perché vi porto questi dati? Non tanto perché sono una psicologa, quanto perché se le persone oggi stanno vivendo un disagio, inevitabilmente avrà un impatto sui livelli di produttività e di performance aziendali. Quindi, come imprenditori, possiamo decidere di non guardarli, di non occuparcene, però ci sono, e questa è una certezza, purtroppo. L'unica cosa è che non sappiamo davvero, almeno fin quando non lo misuriamo, è l'intensità di questo disagio nel nostro gruppo di lavoro. Premesso dunque quanto sia importante oggi per l'organizzazione riorganizzare la strategia, focalizzarsi sui risultati, non dobbiamo dimenticare un ruolo fondamentale del leader, che è quello di sense making, cioè di dare senso, significato a quanto è successo. E quindi come utilizziamo questa esperienza che abbiamo avuto tutti in modo trasversale, come utilizziamo questa esperienza per ripartire? Considerate che questa situazione ha rappresentato un vero e proprio stress test dell'organizzazione. Abbiamo potuto sperimentare la tenuta dei sistemi e la tenuta delle persone. È proprio grazie a quello che abbiamo capito delle nostre aziende e delle persone che possiamo rivedere le strategie, sapendo esattamente su cosa intervenire. Quindi cosa può fare il datore di lavoro? Può trovare uno spazio per ribadire alle persone che utilizzeremo tutto quello che abbiamo imparato in questo periodo per crescere, per migliorare, e lo possiamo fare insieme. Possiamo dare forza alle nostre relazioni, al nostro gruppo, possiamo aiutarci reciprocamente a ritrovare il benessere e di conseguenza anche i risultati aziendali che siano soddisfacenti. Naturalmente, per poter far questo, dobbiamo prendere in considerazione, tenere a mente un approccio differenziale, perché poi le aziende non sono tutte uguali per dimensione, complessità organizzativa, settore merceologico, caratteristiche e personalità dell'imprenditore, e non sono neanche uguali rispetto a quanto sono disponibili a coinvolgere i collaboratori, anche nelle modalità relazionali. Ci sono, ogni azienda ha un suo stile tipico in cui ci si relaziona all'interno. Per cui vorrei partire prima da quelle aziende in cui il coinvolgimento dei lavoratori è già una prassi, oppure è quantomeno possibile, anche perché lo stile del leader lo consente. Quindi il mio suggerimento è che noi possiamo prenderci uno spazio, meglio uno spazio formale, ma va bene anche informale, basta che lo facciamo, insomma, in cui riflettere insieme ad ogni collaboratore su quali cambiamenti nell'organizzazione e nella gestione del lavoro è necessario implementare. Noi, i datori di lavoro,
abbiamo bisogno oggi della prospettiva delle persone che hanno la conoscenza delle attività e dei processi, sono competenti e ci possono dare la loro visione. E questo ci consente anche di condividere la responsabilità delle scelte, anche se poi alla fine la decisione la prende il datore di lavoro. Quindi proviamo un po' a vedere quali sono i contenuti su cui è utile confrontarci. Questi rappresentano i miei compiti per casa. Intanto è importante capire che cosa ha funzionato e quindi quali sono quelle routine lavorative da mantenere. E poi invece dobbiamo guardare anche quali sono le procedure da aggiornare. Possiamo parlare per esempio di nuove forme di delega, perché abbiamo la necessità di limitare il controllo e dare maggiore autonomia e responsabilità a chi lavora da remoto. Soprattutto dobbiamo anche comprendere se le persone sono disponibili a prendersi questa responsabilità. Come diceva Franco prima, sono disponibili a monitorare da soli la qualità del loro lavoro. Se noi ci guardiamo intorno, vediamo che ci sono molte persone che hanno bisogno di approvazione ad ogni passaggio. In questo momento dobbiamo capire come fare per renderle più autonome queste persone. Un altro aspetto importante è capire quali obiettivi possiamo darci oggi e capire anche in che modo fare il tracking delle prestazioni, in che modo valutare le prestazioni, uscendo dalla logica della quantità del lavoratore e promuovendo un lavoro misurato sull'efficacia e sul raggiungimento degli obiettivi condivisi. Dobbiamo aggiornare i flussi comunicativi, anche perché è fondamentale mantenere calde le relazioni nonostante il lavoro da remoto, per non perdere il senso d'appartenenza. Inoltre, anche al datore di lavoro è richiesto un cambiamento. Lui oggi deve mettere in atto una leadership che sia adattativa e situazionale. Quindi, per poter facilitare dei processi di change management, dobbiamo chiedere ai collaboratori che cosa si aspettano da lui oggi. Possiamo farla questa domanda. Possiamo anche chiedere al nostro collaboratore come sono cambiate le sue priorità lavorative, quali contributi sente oggi di poter dare e anche se ha bisogno di maggior competenze per poter gestire al meglio, per esempio, il lavoro da remoto. Capite bene che uno scambio su questi contenuti ha un grande valore all'interno del gruppo di lavoro, dà davvero forza alle relazioni, consente di ricreare un'identità professionale che è un po' sfumata in questo periodo, alimenta il senso di appartenenza ed è fortemente motivante. Immaginate se un collaboratore sente di poter dare il suo contributo, anche il risultato lo sente più suo, si sente più responsabile di questo risultato. Naturalmente abbiamo la possibilità anche di comunicare ad un livello più profondo. Quindi se noi siamo all'interno di un'azienda che è caratterizzata da una qualità di rapporti più vicini, più personali con le persone, immaginate per esempio quello che accade nelle imprese familiari, allora possiamo fare un passo in più e andare ad addentrarci anche in questioni più personali e familiari. Possiamo chiedere loro come hanno vissuto questa esperienza, come è stato il rientro dal lavoro, quali tipi di problematiche hanno dovuto affrontare per portare avanti il lavoro e gestire contemporaneamente le dinamiche familiari, di cosa ha bisogno per lavorare al meglio in modo da potersi aiutare reciprocamente. Non sempre i datori di lavoro conoscono le reali difficoltà anche familiari dei dipendenti, per cui questa potrebbe essere una buona occasione per conoscere meglio le persone, farle sentire importanti ed ascoltate. Sicuramente mi rendo conto che non tutti i datori di lavoro sono abituati o predisposti a questo tipo di rapporto e soprattutto in questa fase, con tutte le priorità che ci sono da gestire, sicuramente non c'è neanche il tempo per poterlo fare.
Personalmente nelle aziende che seguo io ho predisposto un questionario che può essere fatto online della durata di 15-20 minuti in cui nella versione completa possiamo esplorare tutta una serie di aspetti, quindi dagli aspetti organizzativi a quelli personali, a quelli familiari, a quelli più psicologici, ma è possibile volendo escludere alcune sezioni a seconda del livello di approfondimento che l'azienda vuole portare avanti, anche sulla base di come poi si sente di intervenire in base a quello che emerge. Sicuramente quello che io penso è che è fondamentale misurare lo stato di salute oggi delle aziende, per cui se c'è un disagio profondo noi dobbiamo saperlo, è importante che lo sappiamo, poi in che modo facciamo è meno importante, però dobbiamo sapere che se esiste una problematica di questo tipo può avere un impatto sui livelli di performance attesi. Quindi la mia idea oggi per voi, visto che sto partecipando a questo bellissimo gruppo di lavoro, è quello che per le aziende presenti qui oggi posso mettere a disposizione questo questionario. Se siete interessati a visionarlo ancora prima di decidere di implementarlo, perché naturalmente le cose non si fanno mai a scatola chiusa, quindi se volete visionarlo io vi mando il link. E potete scegliere di somministrarlo completamente o solo in alcune sezioni. Alla fine della somministrazione io vi restituisco un report con i risultati aggregati ed una fotografia dello stato di salute dell'azienda in base alle risposte che ci hanno dato i dipendenti. Questo documento per voi potrà anche essere allegato al documento di valutazione del rischio stress. Naturalmente portare avanti questi passaggi, avviare un processo di questo tipo, dà vita proprio ad un nuovo contratto psicologico, un vero e proprio patto in cui ci si impegna reciprocamente a dare il massimo per costruire il migliore ambiente lavorativo possibile in cui realizzare se stessi, crescere insieme e contribuire collettivamente ai risultati aziendali. Vi consentirà di coinvolgere il team alla nuova visione organizzativa e alle pratiche necessarie per poterla realizzare, dando la possibilità di trovare insieme idee e soluzioni per affrontare al meglio questa ripartenza, costruire relazioni lavorative basate sulla fiducia, sulla lealtà e sul nuovo senso di appartenenza di cui andare fieri. Questo nuovo contratto psicologico va a completare il contratto di lavoro. Considerate che si possono facilitare aspetti significativi del lavoro che non possono essere comprati. Pensate alla dedizione, alla passione, al coinvolgimento, all'engagement. Naturalmente un altro strumento utile può essere quello del welfare aziendale. Oggi le aziende hanno la possibilità di investire sui flexible benefit e sulla convertibilità del premio di risultato realizzando piani di welfare aziendale personalizzati a partire dall'ascolto reale delle esigenze delle persone. Questo consente di contabilizzare il benessere dei propri dipendenti tra gli elementi da tenere in considerazione. È possibile prevedere l'inserimento di prestazioni accessibili su richiesta dell'utente in modo da garantire risposte complete in base alle esigenze personali e familiari, con tutto un set di servizi diversificati in base agli effettivi bisogni delle persone. Naturalmente oggi dobbiamo pensare a un welfare che sia sostenibile per le aziende, quindi potrebbero essere per esempio dei voucher babysitter che siano addizionali rispetto alle proposte del governo, che consentano alle persone che non possono lavorare da casa di gestire la chiusura delle scuole o l'impossibilità di partecipare a dei campi estivi, oppure un supporto per gli studenti da fare naturalmente online. È possibile, per esempio, rispetto alla necessità di assistere familiari, anziani e disabili, avvalersi di servizi territoriali di supporto,
Il welfare potrebbe includere assicurazioni sanitarie in caso di contagio, assistenza medica o psicologica, servizi online per le consulenze nutrizionali, ma anche un trainer per l'allenamento sportivo. Ma ancora assistenza legale e fiscale online come rimedio alle difficoltà del momento. Vi porto un esempio pratico, l'esperienza della Onorato Informatica, è una società specializzata in sicurezza informatica, ha una struttura costituita da 22 risorse tra dipendenti e collaboratori a partita IVA. Questa è un'eccellenza del territorio sia locale che nazionale, ha una sede a Porto Mantovano, altre tre sedi a Parma, Milano e Los Angeles, dove esporta anche la sua tecnologia di alto livello. In questo periodo loro hanno già un piano welfare molto interessante che è erogato on top sullo stipendio. In questo periodo è stato integrato con la polizza Covid. Quindi magari Massimo vuole aggiungere anche qualcosa rispetto al discorso del welfare, anche rispetto alle tasse, ai contributi, per esempio i flexible benefit possono essere pagati direttamente dal datore di lavoro o anticipati dal lavoratore e rimborsati in un momento successivo. Per il lavoratore sono totalmente esclusi dal computo della base imponibile per l'IRPEF e quindi tax free. Allo stesso modo per il datore di lavoro non c'è su di essi alcun contributo. Vorrei lasciare su questo argomento, che anche magari di competenza di Massimo, di dire sicuramente qualcosa che io ho tralasciato. Grazie. Allora, intanto complimenti a Rossana, perché non ci credevo che stavi nei tempi, invece. Anche a Franco. Allora, cosa ci azzecco io, agente di assicurazioni, con welfare? Ce ne occupiamo invece da un paio d'anni. E ho sollevato io il problema perché, da un lato, posso condensarvi un welfare in due sequenze di numeri. Senza welfare, 100, che è il euro, 100x, una cifra x che metto in busta paga il mio dipendente, 54 o 66, a seconda dell'aliquota fiscale, quello che percepisce di quel 100, perché il resto va al governo, allo Stato, 130 spendo io imprenditore. Cioè, io soffro per 130 euro, se va bene il mio collaboratore, il mio dipendente, ne prende la metà. Non c'è nulla di motivante in questo, direi. Ed è difficilissimo personalizzare il premio. I nuovi numeri col welfare sono 100 quello che metto a disposizione, 100 quello che percepisce in servizi il collaboratore, il dipendente, 100 quello che spendo io. Vabbè, dopo diventerà 105 perché ovviamente devo pagare un servizio che collega la spesa del collaboratore alla busta paga e alla possibilità di accedere alla palestra, al rimborso dei libri scolastici piuttosto che alle polizze di assicurazione. Allianz fa questo e lo fa molto bene perché è forse una delle società più digitalizzate al mondo e fornisce questi strumenti. Infatti noi in questo momento di Covid, essere in ufficio, essere da qualsiasi parte, in spiaggia, in montagna o a letto, facciamo le stesse cose che fare in ufficio, in tutti i sensi. Però questo non serve assolutamente a fare nulla, perché nessuno l'ha fatto, o poche aziende come quella che citava Rossana, perché c'è un problema culturale e psicologico alla base, che in questo momento è assolutamente acuito. Cioè, se il dipendente non percepisce, non è in uno stato psicologico di partecipazione gestionale dell'azienda, più che altro agli obiettivi dell'azienda e alle difficoltà anche o l'organizzazione, tutto ciò non serve a nulla, perché non c'è nulla di motivante. Perché soprattutto in alcuni settori di produzione è meglio pochi maledetti e subito, parlo di soldi, che non tanti di più, ma insomma devo almeno gestire delle somme, eccetera.
Allora, psicologicamente, proprio in questo momento, soprattutto per le aziende come la mia, che vabbè, magari meno di un supermercato, ma comunque hanno dovuto accettare i momenti di punta di Covid pubblico, situazione anche, tra virgolette, di pericolo, abbiamo dovuto organizzarci, lavorando da casa, attivando purtroppo anche la cassa integrazione, eppure dare comunque un servizio ai nostri 10.000 clienti e salvaguardare il posto di lavoro per tutti, ma non solo. Il nostro obiettivo è quello di salvaguardare, nonostante una diminuzione di fatturato di ricavi che potrà girarsi tra il 10 e il 20%, ipotetico ma realistico, salvaguardare la redditività di questa azienda. Da solo non ce la posso fare, ho 35 collaboratori, di cui 11 impiegati a busta paga. Per i collaboratori è molto facile fare dei piani individuali di incentivazione, per le impiegate che sono per me preziosissime perché mi rappresentano in ogni cosa, devo fare un piano condiviso e lo sto attuando, lo sto pensando. Però io sono partito da quello che dicevi tu, Rossana, cioè da una compartecipazione, una condivisione. Adesso sto scrivendo assieme a mio figlio e al nostro consulente del lavoro lo statuto, il regolamento che farà da contorno a questo. Qualcuna delle mie ragazze sono qui che mi ascoltano, ma lo sanno che io quello che dico lo dico sempre a tutti e gioco sempre a carte scoperte. Quindi la cosa importante che voglio trasmettere è che, come diceva Franco, il nostro baule del tesoro ce l'abbiamo in casa, se sappiamo attivare al meglio e superare anche in questo momento di smart working quelli che sono le difficoltà che sono dovute alla distanza. E vi garantisco che ci sono, perché cominciamo a sentirle anche noi. Ci sono degli sfasamenti, non c'è niente da fare. Poi io sento gente a Milano che è da 60 giorni inchiodata in casa, con i bambini che gli saltano addosso, per l'amor di Dio, bellissimo, tutto. In un ambiente ristretto non è così facile. Allora, se uno abitasse in un casale in campagna con il giardino davanti, forse gli sarebbe più facile. Io stesso farei un po' fatica. Quindi affrontare questo problema da chi deve percepirlo, ma non è un problema di busta paga, non è un problema di regolamenti. La regola è uguale per tutti. Potremmo scegliere chi mi eroga il servizio, cioè di collegare la spesa che io do tramite il welfare e il rimborso, la busta paga. Questo sì, cioè il portale, averselo su un cellulare magari è facile, piuttosto che dover accendere un computer e fare dei conti strani. Ma la cosa più importante è partire dalla valorizzazione e l'organizzazione, come ben detto Franco, dei nostri collaboratori, come tu hai centrato benissimo, di capire psicologicamente come la pensano i nostri dipendenti. Perché sapere come la pensano, per teste pensanti come siano tutti i miei collaboratori, io penso che sia un tesoro importante anche per me. Perché io potrei farmi delle false idee o andare per una tangente mia che poi non porta la soluzione ai problemi, ma soprattutto non porta fatturato. Quindi, senza dilungarmi troppo per lasciare anche spazio ai vostri interventi, penso che il lavoro deve essere fatto da, come diceva Franco e Rossana, cioè dobbiamo interrogarci, dialogare, proporre, ascoltare, recepire le istanze e poi, questo io lo dico, ma premiare la fedeltà, l'assiduità, la qualità del lavoro dei nostri collaboratori e anche porre degli obiettivi che potrebbero essere molto molto ambiziosi se condivisi in tante persone e divisi per valorizzare ciascuna professionalità. E qui mi taccio. Quindi lascio la parola a Carlo Alberto, se vuoi dirigere o chi. Grazie Massimo per le tue puntualizzazioni e grazie anche a Franco e Rossana per gli interventi precedenti, mi sembrano molto chiari e anche il compito che questa settimana ci è stato affidato
è altrettanto chiaro e definito. E chiedo a chi ci sta seguendo se avete qualche domanda, potete anticiparla nella chat oppure anche tranquillamente attivarvi il microfono e farla a Franco, Rossana, Massimo, insomma a chi volete rispetto agli argomenti che sono stati trattati. Posso rompere il ghiaccio? Sì. Visto che è uno dei problemi che mi pongo. Ma se ci fosse, insomma, in mezzo a tante persone, sono tanti momenti, poi in questo momento particolare penso che ci sia il contraccolpo del Covid che si sta manifestando un po' in tutti noi, un po' di depressione, un po' di cose. Ma se ci fosse un reale disagio psicologico, qualcuno dei nostri collaboratori, come, cosa faresti tu, cosa consiglieresti? E intanto bisogna capire l'intensità e anche il livello di diffusione, perché magari se riguarda un unico dipendente è necessario fare un intervento individuale. A volte può riguardare anche più dipendenti e quindi in quel caso e sono poi le attività aziendali più importanti, secondo me, per un'azienda, si può davvero intervenire su un gruppo attraverso naturalmente interventi specialistici e approvati, riconosciuti anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per aiutare le persone a superare il trauma, perché davvero è possibile fare un passo in avanti, quindi superare il disagio, soprattutto quando abbiamo la percezione che il nostro ambiente di lavoro, l'azienda nella quale operiamo, vuole il meglio per noi e quindi anche il fatto che sia, per esempio, un intervento promosso dall'azienda è fortemente motivante, è una forte leva per reagire. Perché se io lo faccio perché lo decido io, magari posso anche non metterci il massimo e lasciare che la depressione o l'ansia o non so l'insonnia prende il sopravvento. Però se è l'azienda che fa qualcosa per me, è davvero una forte leva per ripartire, sia perché mi rendo conto di stare davvero a cuore per l'azienda in cui lavoro, sia perché naturalmente devo dimostrare di farcela. Quindi secondo me può diventare davvero un elemento importante per accrescere le relazioni all'interno dell'azienda. Quando le aziende si occupano in questo modo dei dipendenti, si crea un senso di riconoscimento e di riconoscenza che davvero diventa impagabile da qualunque altro tipo di contratto di lavoro. Ecco, Rossana, c'è una domanda che è stata scritta in chat. E invito anche la persona, Gianluca Bagante, se vuole anche esprimerla anche lui. In sostanza viene chiesto come poter mantenere alto il morale di chi si trova in cassa integrazione rispetto a chi magari è già operativo. Dunque, un po' queste persone che si sentono un po' di serie B rispetto magari a chi ha un ruolo, un compito che gli permette già di essere operativo. Non so se Gianluca vuole aggiungere qualcosa anche sull'argomento, altrimenti Rossana procedi pure. Questa è una bellissima domanda, perché molto spesso proprio all'interno dell'azienda esiste davvero questa modalità relazionale di guardare quello che succede al mio vicino e quindi di pesare l'equità dei trattamenti, per cui è molto importante secondo me il fatto che se l'azienda ha dovuto prendere una decisione di questo tipo e quindi portare avanti un processo produttivo rispetto ad altre funzioni che in questo momento non possono essere così operative, è fondamentale far sentire la vicinanza. Quindi è vero che tu non stai lavorando, ma il fatto che il datore di lavoro magari faccia una telefonata, chiami la persona, metta anche le altre persone nella condizione di interagire, quindi spinga affinché le altre persone interagiscono. Poi
in realtà ci si può sempre inventare qualcosa, perché dato che è vero che noi dobbiamo riorganizzare, non so, procedure, flussi comunicativi e quant'altro, magari possiamo trovare delle attività da poter fare comunque a queste persone per farle sentire utili e importanti anche in questo momento. Poi dipende naturalmente dall'organizzazione aziendale e da come è possibile suddividere i compiti. Anche coinvolgere la persona per dare stimoli, dare idea su come può essere d'aiuto, anche se è stato messo in cassa integrazione, perché se le scelte aziendali sono queste, naturalmente abbiamo anche bisogno di capirle, però per capirle è fondamentale dialogare e spiegarle e anche farsi sentire vicini nonostante la lontananza. Spero di aver risposto a Gianluca. Sì, ha scritto comunque che è senza microfono, e dunque comunque sì, ha detto che va benissimo. Ecco, sull'aspetto anche della cassa integrazione, anche per esperienza personale nella mia azienda, quanto diciamo si può utilizzare la cassa integrazione come una sorta diciamo di ferie forzate per il collaboratore, piuttosto che magari come un momento in cui si può anche invogliare il collaboratore ad approfondire alcuni argomenti, a fare delle operazioni in studio? Cioè, dov'è il confine tra invogliare comunque il collaboratore a fare qualcosa e invece forzarlo un po'? Perché mi pare che ci sia un po', almeno dall'esperienza mia, mi sono trovato un po' in difficoltà. Non sapevo se poteva essere un qualcosa di positivo o se veniva visto come una forzatura, come per dire l'azienda voleva sfruttarlo ulteriormente. Ecco. Diciamo, rispondo sempre io, Michele? Sì, vai. Diciamo che in realtà è sempre il come diciamo loro le cose che fa la differenza, perché se l'azienda dice, spiega perché in questo periodo storico deve prendere una decisione di questo tipo, che comunque anche per il datore di lavoro è una decisione sofferta, perché sa che rischia di demotivare il dipendente, di creare tutta una serie di fantasmi su chi è in cassa integrazione e chi no, e invece spiegare che è possibile approfittare di questo momento per fare della formazione significa dirgli che io comunque credo in te, voglio che tu cresca, anche se in questo momento ti chiedo un sacrificio maggiore per l'azienda. Per cui è davvero come diamo significato alle scelte che prendiamo. Prima abbiamo parlato di questo processo di sense making, ma è davvero quello che poi caratterizza tutte le relazioni nel momento in cui siamo costretti a prendere delle decisioni difficili, perché naturalmente il datore di lavoro ha tutto l'interesse che l'azienda sia sempre al top e possa mantenere gli stipendi e il lavoro per tutti quanti. A volte, suo malgrado, deve prendere delle decisioni difficili, per cui non lo fa per danneggiare la persona, ma per salvaguardare il gruppo, l'azienda e anche la continuità dell'azienda nel tempo. Per cui utilizzare questi momenti per far crescere la persona, perché la formazione non è un castigo. La formazione è un'opportunità di crescita e quindi come glielo diciamo a queste persone? Questo fa la differenza. Rossana, una domanda. Tu prima parlavi di questionari, da sottoporre ai vari dipendenti e quant'altro. Il problema, la parola privacy è sempre abusata, ma quanto fare questa richiesta e quando comincia ad andare sul personale, perché tu mi parli anche di richieste o di domande un po' personali, come si può dire, quali sono le difficoltà che hai riscontrato da parte delle persone e soprattutto come gestire queste cose, perché non credo che sia così semplice, e quanto invece probabilmente è importante l'aiuto di chi somministra il questionario. Certo, grazie per questa domanda. Intanto il questionario viene somministrato in forma anonima. Io per esempio utilizzo una modalità molto smart,
Quindi invio al, non so, al responsabile del personale, al datore di lavoro, un link che viene poi inviato tramite WhatsApp e i risultati, le risposte che loro inviano arrivano direttamente a me, quindi non passano assolutamente dall'azienda. Però anche in questo caso tutta la campagna informativa precedente fa la differenza, ma non solo, anche la storia dell'azienda. Cioè, se noi siamo all'interno di un'azienda che, per esempio, nel passato ha fatto un'analisi di questo tipo e a questa analisi non ha fatto seguire delle cose, anche semplicemente la restituzione dei risultati, perché quando io ti dico qualcosa di personale, di mio, è importante sapere che risultato ha ottenuto all'interno dell'organizzazione. Quindi spesso cosa fanno le aziende? Somministrano dei questionari perché ne hanno bisogno, perché per esempio rientrano magari in un obbligo normativo. Immaginate per esempio la valutazione del rischio stress, c'è la parte dell'approfondimento della valutazione, gli facciamo fare un questionario e poi non gli diciamo più nulla. Oppure emerge un disagio, ma mettiamo tutto nel dimenticatoio, quindi non vengono seguite da azioni concrete. Per cui il mio suggerimento è, a volte, meglio fare meno e quindi non un questionario completo anche sugli aspetti psicologici, soprattutto se l'azienda poi non è disponibile anche a occuparsi di un disagio. Perché se tu mi chiedi, dimmi come stai, io te lo dico e tu dici va bene, grazie, magari io sto malissimo, immaginate voi che effetto abbia su quella persona. Quindi diventa un po' un boomerang. Invece sono strumenti molto delicati, il dipendente non è obbligato a rispondere, ma può essere motivato a farlo se io so che, parlando della mia esperienza, quello che dirò verrà accolto. E quindi è fondamentale la parte della comunicazione prima. All'inizio del questionario c'è tutta anche le istruzioni, in cui anch'io sottolineo che i dati vengono trattati nel rispetto e nella garanzia dell'anonimato e secondo i principi deontologici della psicologia, per cui chi risponde perché sa che la sua voce, il suo contributo, la sua prospettiva poi verrà ascoltata. Per cui questo, spero di essere stata chiara. Mi sembra tutto, Rossana, molto legato al tema della fiducia reciproca e del confronto continuo di cui parlava Franco nel suo intervento. Certo. Che da questo punto di vista, probabilmente se arriviamo da un momento all'altro a fare delle iniziative, rischiamo che la reazione non sia positiva e soprattutto se poi non diamo feedback. Diversamente, se nel tempo riusciamo a lavorare sul rapporto di fiducia e sul confronto, probabilmente anche questo viene meglio, diciamo così, apprezzato o meglio digerito, insomma, che dir si voglia. Se una conferenza ti richiamo dopo. Abbiamo, c'è un'altra domanda, sì. Sì, vai tu, abbiamo, Michele. Abbiamo un'altra domanda, che anche questa direi sempre da Gianluca, ed è abbastanza centrata, perché dice: in futuro è probabile che si possano ripetere situazioni di fermo produzione e ripartenza. Come si può mantenere alta l'efficienza e l'attenzione delle persone? Tra l'altro aggiungo che proprio notizia di oggi, in Corea hanno ricominciato a chiudere e a comunque a fermare le attività per una recrudescenza dell'infezione. Poi aggiunge anche un altro aspetto: il rientro post-Covid è stato abbastanza penalizzante da questo punto di vista. Bassa efficienza, disattenzioni, errori, e quando ci sono queste situazioni poi l'aspetto anche infortunio è subito il passo successivo, dunque è una situazione particolarmente critica. Dunque, come si può cercare di aumentare la resilienza delle aziende a situazioni di questo tipo, fondamentalmente? Penso che sia questo un po' il riassunto della domanda. A me viene in mente, rispetto a questa, che avendo affrontato e superato uno stress test, siamo un po' più pronti per il successivo, nel senso che magari non l'abbiamo affrontato nel migliore dei modi, però
qualcosa da questa esperienza l'abbiamo imparata un po' tutti. E quindi naturalmente è sicuramente stata un'esperienza davvero pesante, lo è e lo sarà ancora, però è importante anche tesaurizzare quello che abbiamo imparato. Se voi immaginate per esempio l'esperienza dell'uso delle tecnologie, 3 mesi fa tantissime persone non sapevano fare niente. Questo, lo smart working overnight, da un giorno alla notte abbiamo dovuto essere operativi con una call dietro l'altra, un po' tutti, anche i nonnini, si sono abituati a utilizzare Zoom per parlare con i figli. Cioè, noi in questo periodo abbiamo appreso tantissime competenze, poi spesso non si è neanche mai pronti a tutti, però comunque è un bagaglio che noi abbiamo acquisito, soprattutto che è basato su una condivisione di intenti. Cioè, quello che io ho notato è che si è davvero creato un fortissimo senso di comunità in questo periodo, anche per esempio rispetto al discorso del rilanciare l'economia italiana, per cui non so se saremo pronti a qualunque tipo di emergenza. Certo è che un'emergenza così non l'abbiamo mai affrontata e tutto sommato ce la stiamo mettendo tutta. Quindi le aziende che sono crollate o che hanno chiuso avevano già dei problemi precedenti, che naturalmente in una situazione così critica sono esplosi. Per cui io penso che davvero, non dico che siamo pronti a tutti, ma ci stiamo allenando a gestire delle grandi emergenze grazie a questa esperienza. Non so se Franco voleva aggiungere qualcosa su questo. Sì, direi di sì. Allora, l'esperienza, guardando in giro le varie realtà che seguo, direi che un po' ovunque i numeri rispetto al periodo antichiusura sono diversi oggi. I numeri come produttività in assoluto, come difettuosità, come attenzione, eccetera. Dov'è che riusciamo a reagire meglio e cos'è che possiamo fare? Torniamo sempre all'origine di quello che dicevamo. Allora, chi i numeri li raccoglie? Chi i numeri era abituato a confrontarli, condividerli e discuterli, oggi ha in mano degli elementi importanti per arrivare a una valutazione oggettiva. Questo è un processo che quando lo inizi ha tutta una serie di inconvenienti, ma nel tempo porta a far sì che la gente si autoresponsabilizzi verso un'informazione che io ti ritorno. Allora è evidente che l'operatore, il collaboratore che viene in azienda e magari viene 1 o 2 settimane, poi sa che deve stare a casa un'altra settimana, poi forse, ma chissà. C'è un tipo di attenzione generale, di concentrazione sul lavoro, il pensiero è quasi alla settimana che starò a casa più che concentrato sul lavoro. Cioè c'è proprio una tensione diversa. E io rispetto a questo, io imprenditore, devo preoccuparmi di tenerla alta. Come? Non certo solamente a parole, ma con dati oggettivi. Quindi il confronto che dicevamo prima rispetto al risultato, all'obiettivo, alle difficoltà che incontro con i clienti, con i concorrenti, eccetera, deve essere iniziato e poi proseguito senza soluzioni di continuità. Bene, grazie Franco per aver integrato la visione a questa domanda. E sono le 19:05, siamo stati puntualissimi oggi alla faccia di chi temeva che non saremmo stati nei tempi. E c'è posso dire l'ultima cosa? Sì? Volevo farci sforare, Massimo, allora ci fai sforare poi. Chi è che l'ha detto Franco che sforava tutto? Due cose vorrei rimarcare su quello che ha detto sia Franco che Rossana, che ha scritto anche bene, che sono come ho detto ai miei, questa è un'occasione straordinaria per crescere. Non ci ricapita, cioè probabilmente ci ricapita, ma oggi la viviamo e come dico sempre, la sofferenza a cui non viene dato un significato, perché di sofferenza ce n'è stata tanta, è una sofferenza doppia. Dare un significato alla sofferenza con una crescita penso che sia la risposta sempre migliore, a tutti i livelli, familiare, lavorativo, di tutti i tipi.
Quindi è un momento straordinario per crescere e imparare. La seconda che mi ha colpito molto di quello che ha detto tu, Rossana, è questo nuovo patto psicologico con i nostri collaboratori, che sono le persone, sono le gambe, le braccia, le teste che ci fanno lavorare. E questo penso che debba essere un qualcosa che va coltivato con attenzione e con perseveranza. Perché soprattutto in momenti di difficoltà come questi, dove è legittimo, c'è scritto da qualche parte che c'è anche lo stress dell'imprenditore, non sottovalutiamolo, io sono un esempio vivente. Quindi grazie, scusate se ho sforato. Ci siamo, ci siamo. Bene, e chiudiamo l'appuntamento di oggi e noi ci rivediamo non giovedì prossimo, quindi giovedì 4 giugno non ci saremo, ma torneremo giovedì 11 sul tema del bonus 110%, con un intervento che sarà tenuto da Michele Santato e da Tiziana Armillotta, che vedo peraltro tra i presenti oggi, e quindi con loro affronteremo questo altrettanto importante argomento, che peraltro è in fase di evoluzione e definizione, per cui ci sarà modo anche di dare dettagli sicuramente un po' più precisi da qui all'11 giugno. E resteremo in contatto con voi, per cui vi manderemo comunque le nostre mail anche con alcuni riepiloghi delle puntate precedenti, e tenetevi anche pronti, perché non vorrei mai che ci venisse in mente di verificare se avete fatto i compiti e quindi poi magari facciamo l'interrogazione a sorpresa. E grazie a tutti per aver partecipato anche questa sera. E ci rivediamo l'11 giugno con Reagire e buona serata. Grazie. Ciao, grazie. Grazie, ciao, buona serata a tutti. Buona serata. Buona serata a tutti, grazie ancora. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Vediamo di spegnimento lucine.